Il progetto nasce da questa idea del Palazzo Comunale di Pesaro che ha visto un processo di recupero di quelle parti che erano proprio tipiche dell'architettura razionalista in cui è stato costruito. E questo ci ha fatto capire che era necessario intervenire su questo patrimonio che non è abbastanza conosciuto ma che soprattutto è coperto da una cappa ideologica perché evidentemente rappresenta un periodo molto complesso. Dunque, però volevamo liberare questo patrimonio architettonico appunto della parte negativa per recuperare quella percentuale di bellezza che esso conserva nelle sue forme, nella sua preziosità. Dunque la mostra parte dal Palazzo Comunale ma affronta attraverso un percorso fotografico, attraverso una ricognizione fotografica affidata ad Anton Giulio Nofri, gli edifici più interessanti della provincia di Pesaro Urbino, partendo appunto da Pesaro, coinvolgendo Fano ed Urbino. Dunque in mostra troveremo proprio una ricognizione di questi edifici, piuttosto nei loro particolari, che poi gli studenti hanno utilizzato per realizzare delle ceramiche, che è un elemento fondamentale proprio della cultura di questo territorio, che in qualche modo si ispirano a queste forme architettoniche. Questo perché? Perché attraverso l'arte è possibile, come dire, leggere questi edifici e leggere le forme geometriche da cui questi edifici sono costruiti, trasformandoli, trasportandoli, trasmutandoli con un'altra materia. Questo ci sembrava molto interessante e a questo workshop gli studenti hanno lavorato per oltre un anno insieme alla professoressa Francesconi e al ceramista Bertani, realizzando appunto questo corpus di lavori veramente interessante che sorge come da una massa di frammenti di ceramica, ad ulteriore metafora del fatto che la bellezza del patrimonio razionalista deve rinascere appunto da questa idea di distruzione, di disgregazione che l'ha vista, come dire, sempre più dimenticata nel corso degli anni. La mostra poi prosegue con una stanza completamente dedicata alla storia del Palazzo Comunale di Pesaro, che fu appunto un'opera dell'architetto Pascoletti, grazie all'archivio Stroppanobili, che è uno scrigno prezioso di materiali per la conoscenza di Pesaro e di tutta la provincia, e poi continua con due stanze dedicate alla collezione Vinci Guerra, che è una collezione acquisita dai musei civici e che è proprio legata ad elementi di arte e di arti applicate che erano state prodotte tra gli anni 20 e gli anni 40, vetri, dipinti, troviamo figure come quella di Sironi, come quella di Prampolini, di artisti futuristi legati a quell'epoca, nel tentativo proprio di ricostruire degli interni ispirati a quell'epoca storica. Dunque da una parte le grandi architetture razionaliste, gli interni, il design, la storia, le arti applicate, quindi tutto in questa specie di concerto che ha visto la città funzionare come una sorta di vasi comunicanti, fondamentale per la sfida di Pesaro 24, in cui il clima, la natura della cultura è completamente rispecchiato da questa mostra che parte veramente dalla riscoperta di un patrimonio da parte dei giovani studenti di una scuola d'arte.